Abbiamo sentito il video. Abbiamo sentito il video dell'intervento di Don Luigi Giussani al meeting del 1985, dal quale, come avete sentito, abbiamo tratto il titolo di questo meeting nel centenario della sua nascita. Vi do il benvenuto e dico anche che voi con la vostra presenza testimoniate che quella passione è ancora presente oggi fra noi, e di questa passione per l'uomo parliamo oggi con Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, Arcivescovo di Bologna. Grazie, grazie. Grazie veramente, Eminenza, di aver accettato questo invito. Lei ha detto in una intervista recente che Don Giussani era sempre alla ricerca del vero dentro l'esperienza, senza voler difendere nulla, e che per lui ogni incontro era una scoperta. Lei ha avuto anche occasione di incontrarlo personalmente. Di che cosa si ricorda in particolare di questa persona, come abbiamo visto, anche di un temperamento forte, incisivo? Ma dunque, innanzitutto grazie dell'invito, grazie di questo confronto, grazie anche della bellissima celebrazione di questa mattina, che a mio parere poi è anche l'essenza da cui, a cui arrivare, da cui sempre ripartire, perché l'immagine è più vera di questo popolo in cammino, no? E di questa presenza nella carne, nella vita, nell'esperienza, nell'avvenimento, secondo, diciamo così, una semantica a voi cara.
Che cosa mi ricordo? Direi due cose. Una, indubbiamente, la passione. Cioè, sentire da lui passione per l'uomo era credibile, era legata a tutta la sua vita, era la ragione della sua vita, era il desiderio dell'incontro con gli altri, qualcosa appunto di inesauribile che si moltiplicava, sempre in una semantica a voi cara, sarebbe irriducibile. Beh, lui indubbiamente ha una passione irriducibile. Penso forse l'ultima volta che l'ho visto, che molti di noi credo che c'erano, che l'abbiamo visto in quell'immagine in quel discorso commovente della Pentecoste con tutti i movimenti, con Giovanni Paolo II, già diciamo un po' più anziano, e con quel discorso dell'essere mendicanti. Ecco, in questa dimensione sempre una passione per tutti. No? E la seconda cosa, direi una grande attenzione all'altro, cioè l'incontro non era mai ripetitivo oppure esplicativo, mi serve per dimostrare quello che già penso, era davvero sempre un avvenimento, anche nel senso del creativo, di qualche cosa che generava altro. Ecco, direi che questi due tratti sono quelli che conservo di più. Poi c'è un ricordo, nel 1981, uscito da poco un bellissimo libro di Roberto Zuccolini sul rapporto fra il Cardinale Martini e la Comunità di Sant'Egidio, forse molti di voi sanno che di cui sono cresciuto, di cui faccio parte, no? E nell'81 ci fu un incontro a Sant'Egidio con il Cardinal Martini, con Giussani, ed era interessantissimo. C'era Monticone, allora il presidente dell'Azione Cattolica, Pietro Scoppola, c'erano alcuni per confrontarsi. Il Cardinal Martini voleva ascoltare, discutere. E lì era chiaro, diciamo, la passione di Giussani per una presenza che fosse viva, che non fosse diciamo lontana dalla concretezza della vita. Insomma, veramente una passione per l'uomo trasmessa da tutta quanta la sua vita, per questo credibile. Approfondiamo un attimo questo aspetto, perché dentro la passione per l'uomo, formulato così, c'è un forte implicito, cioè che l'uomo ha bisogno di questa passione. Perché l'uomo ha bisogno di questa passione per vivere? Si dice che la nostra generazione è la generazione delle passioni tristi. In realtà le passioni tristi sono quelle piene di agitazione per l'io, sono quelle che prendono, bulimiche dell'io, quelle diventano poi delle passioni tristi, sono quelle dell'individualismo, che hanno poi un'amplificazione digitale, a mio parere, che stiamo ancora iniziando a capire che cosa significa un uomo digitale, no? La passione per l'uomo è ciò che al contrario mi fa trovare me stesso perché incontro gli altri. Apre l'individualismo nell'incontro con il prossimo, e insisto, non un incontro dimostrativo, mi serve per dimostrare, ma generativo, creativo. La passione non è in laboratorio. Credo che tutta la vita di Don Giussani, direi che la vita vostra, tanto che qualche tecnico di laboratorio, no? Ci stanno sempre dappertutto i tecnici di laboratorio, che sono quelli che attento, però devi far questo, hanno sempre qualcosa da ridire, no? Perché poi chiaramente quando la vita non è in laboratorio ci si sporca anche un po', si sbaglia qualche volta, la passione porta anche a qualche cosa, diciamo così,
dice non è tutto preciso, eccetera, eccetera. Sì, è così. Però è questa passione, credo che ha permesso un incontro e quindi l'uscire dalle passioni tristi, dall'individualismo per trovare se stessi, per trovare se stessi insieme agli altri, proprio perché trovo gli altri. Questa è la passione per l'uomo, di cui tutti ne abbiamo bisogno, un enorme bisogno. Tempo fa si parlava, per esempio, della desertificazione spirituale, no? E credo che non siamo molto migliorati, diciamo, tendenzialmente, se vogliamo, ne vediamo tanta. Ma questo dobbiamo leggerlo ancora di più con il bisogno di quell'acqua che è la passione per l'uomo, proprio perché c'è tanta desertificazione spirituale, che poi si presenta nei modi più complicati, a volte impossibili, in quegli incontri impossibili. Ne racconto uno che riguardava Giussani, che mi ha molto colpito, perché dopodomani devo fare un discorso un colloquio su Pasolini e il suo film del Vangelo secondo Matteo. A me colpì, se poi dopo leggo il racconto di Lucio Brunelli, di come Giussani parlava di Pasolini, riconoscendo in lui, e parliamo degli anni 60, insomma non è che poi Pasolini era ben visto, diciamo così, nel mondo cattolico, insomma era visto con altro che laboratorio, lì bisognava appunto prendere tutte le misure e se c'era qualcuno appunto un po' così che metteva tutti i puntini sulle i, si stracciava le vesti di fronte a Pasolini. E invece Giussani dice, in lui c'è una ricerca profondissima dell'uomo. E se lui avesse incontrato qualcuno del movimento, e invece di aver incontrato, avrebbe capito. Ma insisto, guardate, non è strumentale, capito? Cioè, mi serve per dimostrare che c'ho ragione io. Era proprio perché intuiva una domanda profonda, che era, per esempio, appunto, la domanda del desiderio di Pasolini, e lo sapeva leggere. E qualche volta invece uno si straccia le vesti, pensa che non c'è niente, c'è soltanto il deserto, e in realtà dobbiamo, se noi abbiamo passione, riconosciamo la passione al di là, diciamo, delle forme, altrimenti appunto i tecnici di laboratorio ci dicono immediatamente no, quello non funziona, non corrisponde a una certa etichetta, a un certo itinerario, eccetera. Direi che la tanta passione di Giussani faceva riconoscere la passione anche nascosta, ma profondissima, che c'era, in maniera molto libera, come deve essere. Eminenza, lei già da giovane sacerdote, poi nella sua vita nelle varie parrocchie, poi come vescovo, adesso come cardinale, ha sempre vissuto, testimoniato questa passione per l'uomo anche nelle periferie, come dice Papa Francesco, nelle periferie esistenziali e sociali delle nostre città, anche del centro delle nostre città. Com'è nato in lei questa passione? Sempre per un incontro, direi. Per me è nato l'incontro. Io, la mia famiglia è una famiglia, i miei erano ovviamente delle sante persone, credenti, con due fedi molto diverse, complementari, e poi così anche per le origini, perché mio papà era di Roma, una fede affettiva, mamma era di vicino Milano, un po' più essenziale, diciamo così. Abbiamo un rapporto con, insomma, rigoroso, si fa, l'ha detto, si fa, basta, qual è il problema? Diciamo, mio papà ci discuteva di più, aveva più un rapporto, ecco. Però poi quando ho incontrato, per me, alcuni della comunità dell'inizio, della comunità di Sant'Egidio, che mi hanno detto, senti, andiamo a fare la preghiera prima di venire a scuola. E beh, ci fu all'inizio la preghiera, grazie, guarda, già c'ho papà e mamma che mi...
E invece appunto scoprire qualcosa di nuovo, scoprire che la preghiera non era qualcosa di ripetitivo, di lontano, alla fine di ereditario, ma qualcosa che incontravo io. Ecco. E poi l'altro incontro direi con la periferia, con l'incontro con le grandi periferie di Roma, con quel terzo mondo, si diceva allora, che era nascosto nella città, ci sta ancora, più nascosto ancora per certi versi, lì era evidente, erano le baracche, a Roma alla fine degli anni 60 vivevano più di 100.000 persone nelle baracche, e quindi con l'inizio della comunità di Sant'Egidio fu questo, diciamo, un po' il mio incontro con un Vangelo vivo, con un Vangelo che coinvolgeva tutta la vita, che era una passione che sentivo e che mi apriva ad una passione per gli altri. Vorrei affrontare un paradosso, perché da una parte sembra che questo mondo, come lei ha appena accennato, con le sue tante ferite sociali, esistenziali, personali, dovrebbe essere aperto a questa passione, e invece è come se fosse poco percepito oppure poco accettata. Quindi da una parte c'è questo grande bisogno, direi quasi un'urgenza, e dall'altra parte è come se non riuscisse a penetrare, a non entrare in quelle periferie personali e sociali. Come si spiega lei questo paradosso? Se dovessi riprendere, non vi preoccupate, il Vangelo di oggi è proprio un pochino, perché ci sembra una porta stretta, perché in fondo ci fa uscire da noi, diciamo così. E tendenzialmente siamo continuamente stimolati a pensare di essere noi stessi, perché prendiamo, perché possediamo, perché stabiliamo un rapporto di distanza dagli altri o meramente strumentale, no? Per cui non ci accorgiamo, ecco, delle tante domande, delle tante sofferenze, e non le sentiamo nostre, e non capiamo che anche la nostra sofferenza trova una risposta nell'attenzione, nella condivisione con gli altri. Cioè ci medicalizziamo molto, l'individualismo ci fa essere sempre intorno al nostro io, ed è il nostro io guarisce incontrando l'altro e trovando quella passione per cui l'incontro con l'altro mi fa capire chi sono, sostanzialmente, no? Capisco, trovo chi sono. Ecco, direi che purtroppo l'individualismo ci convince e in tanti modi ci persuade che soltanto da soli stiamo bene, o che affermando il proprio io c'è niente da fare. Noi troviamo il nostro io solo quando capiamo la relazione con noi. Quando troviamo il noi non abbiamo più paura del noi. Infatti è anche un periodo di tante paure. Infatti lei ha scritto un libro che si chiama Odierai il prossimo tuo, poi Perché abbiamo dimenticato la fraternità, e il sottotitolo è sorprendente, dove dice Riflessione sulle paure del tempo presente. Riflessioni sulle paure del tempo presente. Quali sono queste paure? Dove nascono? Cosa producono? Io penso che nascono tanto da un io isolato. L'individualismo, che sembrerebbe darci forza, farci essere noi stessi, affermare noi stessi, in realtà ci rende deboli, ci rende pieni di paure, rende l'altro immediatamente un concorrente, un avversario, qualcuno che non capisco, di cui non capisco anche la domanda, per cui cerco di difendermi, di proteggermi, o in cui anche tanta intossicazione di quella dell'individualismo diventa anche nazionalismi, a mio parere. Cioè un grande io che divenne tanti io isolati, mentre al contrario
è proprio soltanto scoprendo l'altro, no? Come dicevo prima, per cui tante paure, siamo più fragili, ci sentiamo più fragili, e non capiamo che troviamo la forza non curando continuamente la nostra fragilità, ma facendo di questa un motivo per incontrare gli altri. La pandemia, da questo punto di vista, le pandemie, quella del Covid, non dimentichiamo tutte le altre, anche quella che stiamo vivendo con tanta forza, diciamo, quella della guerra, e dovrebbe, no, convincerci di questo. Cioè, è proprio quando abbiamo vinto la paura che abbiamo capito che soltanto insieme se ne viene fuori. Nella Fratelli Tutti, Papa Francesco dice una cosa, a mio parere, molto intelligente: il salva te stesso, che è proprio il frutto della paura, no? Diventa tutti contro tutti. E poi ho bisogno di qualcuno che stia dalla parte mia, che sento dalla parte mia, appunto, l'amplificazione dell'io, no? E invece è soltanto nella capacità di pensarsi insieme, dell'essere, del capire che soltanto la pandemia deve provocare una fratellanza, la consapevolezza che soltanto insieme se ne esce, no? Vorrei approfondire un attimo il tema della conoscenza di sé, che è un po' emerso, no? La conoscenza delle proprie paure, che invece di diventare aperture rimangono chiusure. Il filosofo francese Jean-Paul Sartre ha scritto nel 1943 un libro famosissimo, L'essere e il nulla. In questo libro afferma, lo cito subito, ubriacarsi in solitudine o condurre popoli, l'uomo è una passione inutile. Cioè proprio il contrario di quello di cui stiamo parlando in questo momento. Com'è possibile che un uomo, lo dico con le mie parole, poi lei lo approfondirà sicuramente molto meglio, com'è possibile che l'uomo possa essere così infedele, così trascurante rispetto alla propria esperienza? Cioè essere così lontano da se stesso per poter fare un'affermazione, perché questo vuol dire che io sono una passione inutile. Com'è possibile che l'uomo sia così lontano da se stesso? È molto possibile, purtroppo, e direi che ci sono le tante varianti che ci accompagnano. Direi, penso anche davvero che l'uomo digitale è un'ultima variante che stiamo iniziando a capire, che stiamo iniziando a vivere, no? Ecco, com'è possibile? È possibile perché ci sta il male, e il male ci isola. Il male qualche volta lo vediamo nelle sue manifestazioni più evidenti, no? Uno pensa, e davvero non dobbiamo abituarci all'orrore della guerra, della disumanità, del guardare gli altri come se non ci riguardassero, come se la loro sofferenza non interrogasse la mia vita, quello che io posso fare per loro, no? E il male non ci fa, ci divide dagli altri, c'è poco da fare. E in questo senso la passione per l'uomo è, direi, esattamente il contrario di un'idea che il male instilla, l'essere te stesso affermandoti sugli altri, facendo a meno degli altri. Oppure, per esempio, tutta un'idea della vita, verrebbe a dire, molto pornografica, nel senso di prestazione, nel senso di vitalismo, nel senso dell'affermazione di sé, che diventa offensiva per la debolezza, per la fragilità, no? O addirittura porta a dire quelli che Papa Francesco chiamerebbe gli scarti, cioè per cui non servi più a niente. Poi lo si dice anche qualche volta in maniera elegante: ormai non conti più, non vali più, no? Io penso che questi sono tanti frutti davvero del male.
Noi siamo la generazione che ha di più di tutte le generazioni precedenti, non c'è storia, eppure vuote d'amore, eppure con passioni tristi, no? E credo che appunto è proprio la conseguenza del male che il Salmo avrebbe detto, l'uomo nel benessere è un animale che non capisce, e noi siamo molto migliorati, e abbiamo molto benessere ma non abbiamo capito molto di più, anzi capiamo molto di meno. Etimologicamente la parola passione implica le parole patire, soffrire, anche la parola sacrificio, da lì anche la compassione con chi soffre. È possibile vivere la passione per l'uomo senza queste caratteristiche? Io penso che appunto sarebbe la vita pornografica che dicevo prima, in cui i tanti elisir di benessere che ti garantiscono, per esempio appunto, di non soffrire. Oh, attenzione, io penso che siamo tutti abbastanza sani, per cui nessuno di voi, nessuno di noi, io certamente proprio scappo, di fronte al soffrire, come dire, più soffri meglio stai. No, grazie. Sarebbe un po' pericoloso se uno che dice... Ma c'è la sofferenza, la devo affrontare. Se amo qualcuno, certo che soffro per lui. Io mi colpì, dopo pochi mesi ero arrivato a Bologna, insomma, avevo detto di un ragazzino che era morto che era morto a 12 anni, e avevo ricordato questo bambino. Qualche mese dopo mi fermò il papà e la mamma e mi dissero: guardi, lei ha fatto un errore. E io mi dice: mio figlio non aveva 12 anni, ne aveva 10 quando è morto. Poi il papà si mise a piangere e mi disse: io avrei dato la vita perché potesse arrivare a 12 anni. Ecco, questa è la passione, cioè è per amore. Quindi io per amore di quella persona lì, faccio un altro esempio, che c'è stata tutta la polemica per Civitanova Marche, quelli che diciamo che hanno per 4 minuti, diciamo, è durata, no? L'uccisione, no? di quell'uomo nigeriano. La polemica di che non abbiamo fatto niente, qualcuno si è difeso. Anch'io mi chiedo, ma forse avrebbe vinto la paura, forse non avrei fatto niente, forse tira fuori il telefonino. Onestamente no, cioè fa parte della vita pornografica, a mio parere. Però quello che di sicuro io penso che tutti noi avremmo fatto, che se quello lì era tuo padre, gli saresti saltato addosso. Avresti fatto qualcosa se quello lì era tuo fratello. Allora, la compassione è: quello lì è tuo fratello. Poi dici: non so che fare. Non lo so, non è che perché secondo mio fratello lo faccio, ma il mio fratello faccio qualche cosa. Questa è la differenza, io credo. Cioè è sempre un problema di amore, appunto, di compassione. Quando non c'è più la compassione... si vive per se stessi. Tendenzialmente, siccome siamo fatti per voler bene, siamo fatti per amare, se dimentichiamo questo, ecco, la vita diventa davvero un'altra cosa. Lei ha fatto diversi cenni su cambiamento culturale dovuto alla digitalizzazione. Mi permetto di leggere un breve pensiero di un famoso scienziato, De Kerckhove, che è stato presente al meeting dell'anno scorso e che ha detto questo: a partire da Cambridge Analytica avremmo dovuto intuire quante le opinioni pubbliche sono profondamente influenzate dagli algoritmi, ma d'altro canto sono gli stessi algoritmi che creano divisioni, correnti di fake news e di conseguenza opinioni polarizzate che portano alla radicalizzazione del pensiero pubblico, quello che sta accadendo. Però poi approfondisce:
Il livello cognitivo e critico si sta abbassando a causa dell'impatto dei media digitali, su questo non c'è dubbio. I social hanno messo al centro della discussione le emozioni e le opinioni di più facile consumo rispetto al pensiero critico che ormai non viene più sviluppato. Siamo nella più grande crisi epistemologica della storia. Al digitale non interessa né del significato letterario né del senso. E poi finisce questa diagnosi con una domanda che vorrei sottoporre a lei. Il quesito rimane aperto. Come può passare l'uomo dalla cultura alfabetica alla cultura digitale mantenendo integro il suo io? Dunque, sono tante cose, devo dire, anche della nostra esperienza. Prima accennavo appunto dell'uomo digitale, per esempio dell'intelligenza artificiale o dell'induzione che la navigazione digitale porta su ognuno di noi. Cioè, l'induzione è in molti casi anche proprio evidente. Io cerco una cosa e chissà perché dopo un po' mi continuano a venire delle cose che sono vicine a quelle o che mi fanno, mi vogliono catturare la mia attenzione portandomi da quella parte lì perché io ho fatto già una volta quella scelta, no? E gli algoritmi non sono mai ininfluenti poi sulla nostra vita e ci sono tanti algoritmi a cui a volte ci affidiamo. Come dire, decide lui, perché poi in fondo nelle passioni tristi o in una poca passione per gli altri, per il Signore e per gli altri, che sono molto unite ovviamente, e poi a un certo punto mi affido anche a qualche algoritmo, va bene anche un po' tutto. Allora io penso che è una grande sfida a cui credo che la riflessione che sicuramente vi accompagnerà in questi giorni, che vi aiuterà anche a capire la passione che vi ha raggiunto, che vi ha coinvolto, che voi vivete, e anche a riaccendere tanta passione, no? Davvero il cristiano è uno che vede perché ha passione. Quando uno non c'ha passione non ti accorgi di niente. Oppure nell'uomo digitale ti accorgi di tutto, smozzichi un po' tutto, ma non ti leghi a niente, perché appunto tutto diventa un consumo per sé e poi tutto alla fine è per il mio benessere, no? Quando uno ha passione per l'uomo e uno si rende conto, poi si complica la vita anche. Io però qui non vedo tante persone tristi. Anzi, tutta gente che molti di voi se siete complicati la vita. Io so quanti, non so, quanti di voi vanno a fare la caritativa in mille modi, no? Quello eccetera. Però è vero che quella vita complicata, per cui invece di andare allo stadio oppure di passare la vita davanti alla televisione, un tempo si cantava, se non mi ricordo male, allegramente, no? Si andava in bassa, ecco. Credo che questa vita un po' più complicata vi ha fatto scoprire un mondo, ha aperto tante risposte. Penso per esempio anche tante esperienze che conosco, a me colpiscono, per cui quell'esperienza è diventata intelligenza. Non so, tante risposte, tante cooperative, tante storie per cercare di rispondere a quell'incontro, a quella passione di cui nessuno se ne sarebbe, io non me ne sarei accorto. Io se non avessi incontrato qualcuno che mi ha portato in periferia, al massimo avrei fatto qualche studio sociologico, avrei fatto un po' da tecnico di laboratorio, avrei sentenziato, avrei detto le problemi eccetera. Altro è quello che Papa Francesco continuamente dice: toccare,
Cioè è la carne, la passione per l'uomo, e non è qualcosa di astratto, di qualcosa di molto concreto. Beh, penso che appunto si capisce, ecco, come una vita, uno si è complicata la vita, in realtà si vive con un po' più di passione, e questa ci fa trovare anche chi siamo, chi sono, perché ci sono e il tanto che posso fare. Quindi, si è capito bene, questa passione per l'uomo vissuta fino in fondo diventa poi anche un criterio per utilizzare adeguatamente strumenti digitali come altre scelte nella vita. Io penso che se non ci abbiamo una passione per l'uomo, l'algoritmo alla fine è più forte. Cioè ci induce, e lo strumento in realtà ci fa diventare un oggetto. E aprirsi a quella più grande, io il più grande innamorato dell'uomo che conosco, e non c'è niente da fare, è il nostro Signore, cioè che ancora perde tempo con noi, che ancora ci prova, che ancora insiste, che ancora è convinto nonostante, diciamo così, molti motivi per arrendersi, e che l'uomo può trovare se stesso. Ed è la passione per l'uomo che incontriamo appunto anche incontrando Gesù Cristo. E dopodiché, se senza passione, lo strumento che pensiamo che siamo noi a decidere, in realtà decide Lui. Ed è questo, è veramente quanto di più disumano c'è. Per questo dobbiamo tanto difendere la nostra passione per l'uomo e renderla davvero vicina, intelligente e capace di rispondere a quel desiderio che in realtà c'è in ognuno di noi, che c'è in tutti. Perché se c'è il deserto spirituale vuol dire che c'è bisogno di acqua e c'è poco da fare. Diciamo, ma noi ci stracciamo le vesti, diciamo, ah, c'è il deserto spirituale. Sì, e crea tanta sofferenza. Ed è quella che ci interessa, la compassione è questa qui. Per cui invece di stracciarci le vesti o di chiuderci in un recinto ben protetto in cui difenderci dal deserto, e dobbiamo insieme cercare l'acqua, perché vuol dire che tanti la desiderano. E forse anche dire che l'acqua che abbiamo trovato può togliere la sete a tanti. E quel discorso per esempio di Giussani con Pasolini. Perché cercava l'uomo, perché voleva, non accettava l'omologazione, no? Perché non accettava un mondo borghese. È un aggettivo che usiamo molto poco ultimamente, ma credo che all'inizio, anche un po' dell'esperienza, proprio il cattolicesimo, un cristianesimo un po' borghese, prima dicevo da tecnico di laboratorio, da quelli che sanno spiegare tutto, eccetera, no? Ecco, per questo a Giussani interessava Pasolini, capiva che c'era una ricerca vera, ecco. Credo che forse è proprio quello che oggi possiamo incontrare negli stessi modi complicati. Guardate che non era facile parlare bene di Pasolini, insomma, per tanti motivi era proprio quasi, si poteva sembrare quasi l'opposto, no? Ecco, la libertà della passione è quella di poter raggiungere le domande vere, ecco, con tanta libertà, ma anche appunto che esige tanta passione per l'uomo. Adesso non cito Pasolini, ma il fumettista, famoso fumettista americano Charles Schulz, che in un disegno c'è un dialogo fra Linus e Lucy, dove Linus dice che da grande vorrebbe fare il medico, e Lucy dice: tu non potrai mai fare il medico perché tu non ami le persone. E Linus risponde: io amo l'umanità. È la gente che non sopporto. E questo ci fa molto ridere, ma c'è tanta verità. Tanti sono i proclami di salvare il pianeta, l'umanità, di fare pace, ma quando si tratta di vedere il vicino, cambia.
Lei cosa direbbe a Linus? Dunque, anzitutto direi che ci ritroviamo tutti nella cosa di Schulz, direi tendenzialmente, insomma. A me fa venire immediatamente in mente una persona che abitava a Trastevere che bestemmiava continuamente, no? Allora dice, dai, senti, ma non bestemmiare. Ma che c'entra? Non sono io che bestemmio, sono gli altri che mi fanno bestemmiare. che cosa direi a me stesso? Perché la passione per l'uomo, e in questo il Signore ci ha inguaiato davvero, non è per quello che penso io. Non è per la categoria che mi aggrada, o che mi crea meno problemi, o che mi sta simpatica, che me lo chiede nel modo giusto. È la passione per l'uomo così com'è, senza categorie, senza... E anche Mazzolari, che è un sant'uomo, diceva, non è che uno ama il povero come lo vorrebbe lui, ama con tutti i problemi che può avere, anche con le contraddizioni, come peraltro, così lo dico anzitutto a me stesso, e anche gli altri amano noi, cioè, appunto, rientra sempre nel discorso del laboratorio della vita pornografica, in cui io mi costruisco degli ideali, poi guardo quegli ideali, guardo la vita, riguardo quelle immagini, no? Poi riguardo il vicino di casa, mi guardo allo specchio, che anche qualche volta vale la pena, insomma, guardarsi anche un po' allo specchio, e come diceva Totò, convinciti che sei uno scemo. lo diceva, però era anche un po' così, ma insomma, facciamo fatica tutti noi a questa operazione, diciamo, dire, in genere così, di sano relativismo, perché siamo ovviamente contro il relativismo, che è proprio prendere tutto e relativizzarlo all'io. Poi c'è un sano relativismo, che è relativizzare l'io, nel senso anche provare anche un po', appunto, guardarsi allo specchio con la lezione di Totò, convinciti che sei quello che sei, ecco, diciamo così, e relativizzarci agli altri. E il migliore modo per relativizzarci agli altri è metterci in relazione con il nostro Signore, che ci mette subito in comunicazione. E quindi, sì, no, di amare l'altro per quello che è. E qui rientra, penso, qualcosa che per voi Giussani ha... Pasolini e Giussani avevano tutti e due, anche quest'anno il centenario anche di Pasolini, erano tutti e due del 22, cioè la carne è quella. Diffidiamo di un cristianesimo idealizzato, diffidiamo di un'entità senza volto, senza storia, disponibile a tutto, che va bene per tutto, che non dice niente a nessuno perché tanto è senza volto. Cioè, credo che è anche l'origine della scelta di Giussani, di un cristianesimo spiritualizzato che non sa misurarsi con la concretezza della vita, che è quella che è, per nostra fortuna, perché siamo quello che siamo, e quindi che possiamo, diciamo così, amare ed essere amati per quello che siamo, ed sarà questo che ci cambia. Perché non c'è una perfezione astratta, ma c'è il nostro Signore che ha passato i pochi anni della sua vita con dei discepoli che l'avrebbe licenziati tutti se avesse fatto, diciamo così, dopo un po' qualche calcolo di convenienza, dice, poi quello su cui puntava più di tutti, insomma, addirittura gli si mette contro di lui, dice, ti spiego io quello che devi fare, non ti capiterà mai, insomma, dice, beh, ho sbagliato, ricominciamo da capo, a zero tutto. Ci prende per questo e ci cambia, proprio perché non smette di avere passione per l'uomo. La passione per l'uomo di Giussani era una passione profondamente educativa. Educare oggi i ragazzi è difficile, secondo me molto più difficile che solo 20 anni fa o 10 anni fa. Cosa vuol dire oggi avere una passione educativa
in questo momento storico, guardando ai ragazzi? Questo è una, insomma, una bella sfida, credo, no? Penso che anche qui forse dovremmo, prima cosa forse dovremmo fare, mi sembra che molti di noi non sono più ragazzi adesso, così non vi vedo bene perché ho le luci contro, ma tendenzialmente lo eravamo, lo siamo stati, e molti di noi stanno qui perché hanno incontrato qualcuno. Poi non so se ha ragione Bernard quando dice oggi è peggio, è più difficile. Io se penso a quant'ero zuccone 50 anni fa, penso, mamma mia, quant'ero, con, per esempio l'ideologia, certe semplificazioni un po' millenaristiche, cioè si fa così, con certi dogmatismi dell'epoca, non è che eravamo molto più facili e addomesticabili, ecco. Poi abbiamo incontrato qualcosa che ha cambiato, che ci ha parlato, che ci ha toccato, una passione che ci ha fatto capire quello che non capivamo, che ci ha fatto trovare quello che cercavamo. Ecco. Ecco, forse senza fare tante lezioni, che io la mia paura è che oltre a fare gli amiconi, e casomai tutti, anche i nostri ragazzi, hanno casomai bisogno di testimoni, gente credibile, vera, che fa quello che dice, che ha passione, che sogna, degli anziani che sognano e che quindi anche i giovani sognano, che non si fanno gli esami continuamente, ma che provano nel grande esame della vita, che è un po' diverso, uscire dal laboratorio che dicevo prima, o dalle mille interpretazioni per vivere. Poi l'interpretazione la faremo alla fine, se servirà proprio, no? Ma soprattutto nel frattempo c'è tanto da fare, no? Ecco, credo che questo hanno bisogno, e anche di non moltiplicare ulteriori istruzioni per l'uso, ma di aiutare a usare, a giocare il bellissimo gioco della vita. Ci avviciniamo alla fine del nostro dialogo. Storicamente questa passione per l'uomo, che è il cristianesimo, come Giussani l'ha espresso, ha liberato, è stata una liberazione ideale, ha liberato dalla schiavitù, ha liberato le donne, ha liberato da tante paure che esistevano nelle varie società, quindi è stato oggettivamente un fattore che ha cambiato la storia. E ha creato anche una vita sociale molto più umana, più fino a creare un certo benessere. Spesso viene dimenticato questo fattore rivoluzionario del cristianesimo. Oggi, in questa storia che stiamo vivendo, qual è la liberazione che porta il cristianesimo alle persone che vivono questo periodo, e qual è il compito della Chiesa per comunicarlo? Perché c'è un'attesa, poi non sappiamo se non viene accettato o se non viene percepito questa passione che rappresenta la Chiesa stessa. Sì, certamente può non essere capito, qualche volta può essere frainteso, però poi se la vita è la vita che si fa, parla poi da sola, no? Ed è quello che noi dobbiamo fare. Io ti risponderei con la grande visione di Fratelli Tutti, a mio parere. Cioè, non alcuni, non quelli della mia etnia, non quelli soci del mio club, non quelli che non mi danno fastidio, per riprendere il discorso di prima, quelli già domesticati, questa grande visione dei Fratelli Tutti. La ricordo perché le pandemie, la pandemia e le altre pandemie, insisto perché direttamente o indirettamente, pensate a quanto
la guerra con tutto quello che comporta, no? A cui rischiamo di abituarci. Mai, guai a abituarci in tanti modi, anche nell'accettare che la guerra sia anche per certi versi una soluzione, no? Ecco, e io credo che noi abbiamo una riserva di umanità, e questa visione del fratelli tutti, e penso che sia la vera risposta alle pandemie, la consapevolezza di essere nella stessa casa comune. Paolo VI avrebbe detto la stanza del mondo, no? La stanza del mondo, la casa comune, con tutta la cura che questo comporta, no? E con aiutare con la passione per l'uomo, aiutare a ricostruire, no? Un pensarsi insieme, che non è scontato, non è facile per il discorso che facevamo prima, per le tante paure, per l'individualismo, per il salva te stesso, eccetera, no? Io credo che questa grande visione del fratelli tutti, che per certi versi poi mi sembra che faccia anche tanta parte dell'esperienza dei cristiani, che è un fratello universale, in che sa vedere nell'altro il suo fratello, qualcuno con cui cammina assieme. Una carovana, avrebbe detto Papa Benedetto, no? Con cui ritrovare quello che altrimenti nella paura, nell'isolamento non sappiamo più vivere. Per cui ti direi la risposta è proprio la grande visione di Fratelli Tutti. Credo che sia la risposta più che guarda oltre e che ci coinvolge oggi in questo momento, in queste difficoltà che viviamo, drammatiche, anche tanto reali. Cioè, ci hanno fatto anche un po' riscoprire che la vita è questa, ma non perché ci piace, tutt'altro, perché abbiamo tanto creduto in un benessere che non esisteva. Perché il male, la compassione lo vede, c'è entrato dentro. Allora, Fratelli Tutti è la grande risposta che richiede anche l'impegno di tutti, che ci coinvolge tutti quanti. Anche per il dialogo interreligioso, che avrà oggi un testimone importante alle 19 con Aissa? Assolutamente, credo che in questa visione in cui il dialogo rafforza l'identità. Qualche volta uno può pensare il contrario, cioè il dialogo come un modo per smorzarle, come per... No, direi anzi, io esco più rafforzato nella mia identità, ma nella consapevolezza che con quello lì ci posso vivere insieme e trovo qualcosa di più profondo, di più umano, che mi lega e che non soltanto quindi non fa perdere, ma mi fa capire perché siamo cristiani e quanto possiamo essere da cristiani fratelli universali. Lei voleva ancora citare, prima accennato, di una citazione. Era il botto finale. Sì. Faccio il botto finale. No, perché volevo finire con... siccome... Credo che era una cosa che mi aveva colpito. Il botto finale è una cosa di Giussani. Così vado sul sicuro. Anche. Che mi aveva colpito. Perché mi avevo colpito tanto alcune cose, alcune le ho ricordate questa mattina, dei due motivi per cui Giussani dice perché io piangevo, no? Le cose che ho detto stamattina. E mi ha colpito questa, così per quanto mi riguarda finisco. Durante uno dei suoi primi viaggi, tra il 1960 e il 61, Don Giussani incontra un gruppetto di missionari del PIME, a Sant'Anna, una cittadina fluviale sul Rio delle Amazzoni, che è vicino a Macapà.
Uno di questi sacerdoti si chiama padre Angelo Biraghi, grande e grosso. E una sera gli dice: accompagnami in un pezzo di visita pastorale alle comunità dell'interno. E ho visto che lo diceva con un'aria un po' sorniona, con il sorriso sotto i baffi, un po' ironica, ma io ho detto di sì. Sono andato e a un certo punto, dopo qualche ora di macchina, si fermava tutto, la macchina doveva tornare indietro, iniziava un pantano che doveva attraversare in 8 ore ed era già verso sera e c'era un nugolo di moscerini che faceva diventare la faccia gonfia. A quel punto padre Biraghi gli dice: guarda, scherzavo, torna indietro tu. Quindi il padre missionario si è messo le calosce che gli arrivavano fino alla vita e poi ho capito perché mi aveva detto così. Ha incominciato ad entrare in quel fango fino all'anca e ci voleva un minuto per fare un metro. E io ero là, lo vedevo allontanarsi e lui che si voltava indietro mi salutava, sorrideva col sorriso sornione del giorno prima. Ed era sera e il sole lì cade in un quarto d'ora, quindi ormai imbruniva, lo vedevo un po' lontano, circondato proprio dalla nuvola, nel senso di insetti, e la sua prima meta, dopo 8 ore, era un serengeiro che stava tirando fuori in quella zona della foresta la gomma degli alberi. Una persona. Giussani non lo dimenticherà per tutta la vita. Racconto sempre ai miei amici questo particolare. Sarò stato lì almeno mezz'ora senza muovermi pensando: ma guarda cos'è il cristianesimo. Quest'uomo che rischia la pelle per uno, per andare a trovare uno che prima non aveva mai conosciuto e che magari non avrebbe mai più visto nella vita. In quell'istante, in quel momento, ebbi la percezione vivida del fatto che il cristianesimo nasce proprio come amore all'uomo. Me lo auguro e ve lo auguro la stessa passione. No, l'applauso chiaramente era per Giussani, quindi fate bene. Sì, è sicuramente un applauso per Don Giussani, ma anche per lei, Eminenza, per l'amicizia che vive con noi e con la sua anche sensibilità profondamente appassionata con la quale ci ha reso presente Giussani, ma anche la sua propria passione. Sicuramente la accompagneremo con la preghiera nel suo grande compito. Grazie. Civiltà dell'amore.
fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.